E salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere tutti i componenti che ho scelto per il mio nuovo impianto a liquido. Alcuni erano già in mio possesso, altri sono arrivati nuovi. Quindi state collegati per vedere assieme tutte le mie scelte. Ed eccoci qui ragazzi. Iniziamo col dire che sempre più persone con l'acquisto di un nuovo computer scelgono di utilizzare un impianto a liquido all in one. Eh sì, perché col decrescere dei prezzi di questi impianti a liquido tutti in uno, sempre più persone hanno deciso di passare da un dissipatore ad aria a un dissipatore a liquido, non solo per una questione di efficienza ed efficacia, ma anche per una pura questione estetica. Eh sì, perché mostrare ai propri amici o anche solo a se stessi un impianto a liquido sul proprio computer è sicuramente più accattivante che utilizzare un dissipatore ad aria. Ma nel video di oggi quindi andremo a vedere quali sono invece i componenti di un impianto a liquido custom e perché io ho deciso di rimanere, come nel mio vecchio computer, su un impianto di questo tipo. Ovviamente un impianto custom ha un costo leggermente, anzi a dir poco superiore rispetto a un impianto a liquido all in one. Questo perché è composto di vari componenti che dovremo andare a selezionare noi stessi e ognuno di questi può avere un costo più o meno elevato a seconda della qualità della tipologia del prodotto che stiamo cercando. Iniziamo quindi dai vari componenti e quello che sicuramente salterà subito l'occhio quando andremo a vedere un impianto liquido è proprio il waterblow, ovvero il vero e proprio cuore dell'impianto che andrà posizionato sopra il nostro processore e che svolgerà il lavoro di raffreddarlo. In questo caso, per il mio nuovo impianto, io ho deciso di stare sempre su EK, è un EK Supremacy Evo della versione nickel per la base che sarà a contatto col processore, e acetal, che non è altro che una plastica molto molto resistente e molto dura, questo perché volevo mantenere un look stealth e non volevo ci fossero superfici riflettenti all'interno del mio computer. Questa è la versione per AMD, quindi si adatterà perfettamente al mio 1700, che grazie a questo waterblock, che è uno tra i più performanti attualmente sul mercato, riuscirà a toccare delle temperature veramente molto basse. È un waterblock tra l'altro molto molto bello, con un'installazione veramente molto easy. Basterà appoggiarlo e stringere le quattro viti, ricordatevi sempre in maniera incrociata, sopra la nostra scheda madre e avremo finito. Inoltre all'interno della sua confezione troviamo anche dell'ottima Thermal Glizzy Cryonaut, la migliore a detta di molti attualmente sul mercato, dopo ovviamente il metallo liquido, che verrà. Bisogna prestare molta attenzione alla sua stesura e non andare a contatto con parti della scheda madre perché potrebbe causare problemi di cortocircuito. Quindi, che dire, waterblock più pasta termica ad un prezzo di 67,90€, quindi come possiamo già vedere qui abbiamo all'incirca metà del prezzo a cui oggi possiamo trovare un impianto a liquido all in one solo per un singolo componente. Per quanto riguarda un altro componente fondamentale del nostro impianto che farà funzionare tutto è la nostra pompa. In questo caso io utilizzo una Line DGC500, che è questa parte qui sotto, a cui ho aggiunto, per migliorarne le prestazioni e per avere l'ingresso dell'acqua a caduta dall'alta, questo top di XSPC. Il top a mio avviso è un pezzo fondamentale, in quanto non solo fa in modo che l'ingresso della pompa sia dall'alto, perché ricordiamo che queste pompe non aspirano l'acqua ma devono ricevere il liquido per gravità, quindi per caduta, quindi devono essere posizionate nella parte più bassa dell'impianto, ma consente di avere, come dicevo, l'entrata sopra e l'uscita frontale. Questo è molto comodo per vari posizionamenti, pensiamo a posizionamenti frontali sul case, dove qui abbiamo il nostro fronte e vogliamo far andare l'impianto verso questo verso, verso il nostro waterblock, quindi veramente molto comodo. E dà anche un look più bello della pompa, che stock avrebbe ingresso e uscita sul fronte della stessa, quindi veramente una cosa che consiglio. E anche qui siamo tra top all'incirca 20€ e pompa che ultimamente sono cresciuto notevolmente di prezzo, siamo all'incirca sulle 90€ anche per questo singolo componente. Per quanto riguarda invece la nostra vaschetta, io utilizzo da sempre, come dicevo, vaschette cilindriche EK. Questa è una vaschetta da 150 ml, è un componente che crea sicuramente un'estetica molto bella, specialmente se lo abbiniamo con un liquido colorato. In questo caso, come avevo già anticipato nel video precedente, andrò a utilizzare un liquido blu che andrò ad unire a dell'acqua bidistillata non conduttiva apposita per impianti a liquido, quindi avremo
un liquido blu all'interno di questa vaschetta che però verrà illuminato sicuramente da alcuni LED per avere un effetto molto molto bello. Come possiamo vedere, la vaschetta ha notevoli e molteplici ingressi ed uscite proprio per riuscire a configurare il nostro loop in qualsiasi maniera. Questo è un pezzo che insieme alla pompa io avevo già e che ho riciclato dal mio precedente impianto, e quindi la posizione era in questa maniera. Quindi avremo la vaschetta che sarà posizionata al di sopra della nostra pompa in modo che il liquido vada per caduta all'interno e venga sparato fuori verso il nostro impianto. Un altro componente fondamentale e che servirà per dissipare tutto il calore generato dal nostro processore è il radiatore. Questo è un pezzo che ho deciso di cambiare in quanto il radiatore che avevo in precedenza mi ha servito molto bene per parecchi anni. Ho deciso di cambiarlo per una questione di sicurezza, per evitare che per caso o per qualche motivo si fosse formato al suo interno della corrosione, anche se ho sempre utilizzato esclusivamente acqua distillata e non ho mai mischiato componenti di materiale diverso proprio per evitare questo fenomeno. Ma ho deciso di cambiarlo e qui ho preso un EKPE, ovvero Performance Edition, da 360 mm, ovvero che può ospitare 3 ventole da 120. È un radiatore con uno spessore da 38 mm che garantisce al massimo una dissipazione di circa 300 watt, quindi è veramente overkill, quindi fuori misura per il nostro processore che ha un TDP massimo stock di 65 watt, quindi sarà pienamente sufficiente per andare a eventualmente raffreddare tranquillamente anche il nostro processore quando verrà overclockato. Infatti, come avevo già anticipato anche questo, non appena avrò assemblato tutto il nostro impianto liquido andrò sicuramente a fare dell'overclock sul processore per vedere dove posso spingerlo, quali performance guadagnerò, non tanto nei giochi in quanto la 1080 Ti se la cava già benissimo, ma soprattutto nel tempo di rendering e in altre applicazioni che richiedono una frequenza più elevata. Per quanto riguarda le ventole invece che andrò a montare su questo radiatore, come ho detto lo schema sarà blu e qui ho deciso di fare un grande investimento perché ho scelto delle Corsair ML120 Pro, le ventole PWM, ovvero con funzione di controllo del power attraverso la nostra scheda madre o un controller. Sono la serie ML, ovvero la serie Maglev a levitazione magnetica. Sono delle ventole veramente fantastiche, non presentano cuscinetti, non presentano attrito, non presentano frizione, ma hanno le pale che attraverso la corrente levitano magneticamente, diminuendo di gran lunga il rumore, e soprattutto sono una versione adatta al radiatore perché i radiatori hanno bisogno di una pressione statica maggiore rispetto alle ventole convenzionali per passare attraverso le alette e quindi per avere una forza sufficiente per portare la nostra aria dall'esterno all'interno del case. Sono delle ventole che vanno da un range da 0 a 2400 rpm e per tutti coloro di voi che sanno di cosa sto parlando, ha una pressione statica che va da 0,5 a 4,2, quindi veramente una pressione statica enorme che ci garantirà di avere un flusso d'aria attraverso le nostre alette veramente molto molto elevato. Hanno un loro costo, ma se noi andiamo a vederle hanno una qualità costruttiva veramente eccezionale. Vengono fornite in questa confezione, vedete, sono illuminate a LED blu in questo caso, hanno gli angoli nella versione Pro che possono essere rimossi per essere sostituiti con degli angoli di colore diverso o semplicemente con degli angoli standard, e non vedo veramente l'ora di poterle mettere in funzione. Sono delle ventole che costano all'incirca, se le trovate in offerta, 23 euro l'una, quindi sono 3 per ora, dovrò aggiungere sicuramente un'altra nel posteriore del case, ma hanno un costo veramente non indifferente. Per completare il nostro impianto liquido abbiamo bisogno ovviamente dei tubi, quindi come avevo detto questa volta andrò a utilizzare i tubi rigidi. I tubi rigidi che ho scelto di diametro piccolo, quindi ho scelto dei 10-12, sono i tubi rigidi che andrò sicuramente meglio a piegare e a scaldare per fare le varie curve, e per scaldarli è necessaria solamente una pistola d'aria calda e uno speciale strumento per andare a tagliare il tubo. Assieme ai tubi dovrete acquistare sicuramente dei raccordi, non sono dei raccordi per tubi ovviamente flessibili come avevo prima, ma sono dei raccordi speciali per tubi rigidi. Anche questi li ho scelti di EK, ne ho presi di dritti, quindi a 90 gradi e anche a 90 gradi che possono girare, questo per avere una flessibilità maggiore nella futura configurazione dell'impianto e anche eventualmente delle prolunghe. Quindi ricordatevi, nella progettazione di un impianto
tenete sempre presente qualche raccordo in più, sicuramente qualche raccordo angolare a 90 o 45 gradi per evitare eventuali curve scomode, e quindi tutto quello che volete andrà all'interno del mio case. Adesso la fase più complicata e più attenta sarà quella di progettare tutto il value loop, di vedere come disporre i tubi, dove disporre i vari componenti. Ho acquistato anche, che non vi ho mostrato, questo che non è un panno nero ma è semplicemente una protezione per evitare di strisciare il radiatore, va collocato nella parte frontale e evita che le ventole a contatto con il radiatore producano ulteriore rumore e evitano che, avvitando le nostre viti sullo stesso, andremo a strisciare la superficie, perché il radiatore è un nero opaco. Vi assicuro che sono delicatissimi, bisogna stare veramente attenti e prestare la minima attenzione a ogni cosa che si fa per evitare di rovinarlo e per evitare quello che sarà anche un pezzo estetico del nostro impianto, perché ricordate, nella progettazione di un impianto a liquido anche l'estetica vuole la sua parte. Quindi ragazzi, come sempre io vi lascerò il link tutti o quasi tutti le componenti che ho utilizzato e andrò a utilizzare per il mio impianto liquido. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avrete acquistato un impianto liquido all in one o andrete ad acquistare come pochi, perché bisogna veramente essere degli appassionati per acquistare un impianto a liquido custom. Come sempre vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale per futuri upgrade e futuri video, e un saluto dal vostro Apo The Bomb.